Un cordiale saluto, gentili telespettatori, e ben ritrovati per questa edizione del telegiornale del Veneto orientale. In prima pagina un servizio che arriva da San Michele al Taiamento. Parliamo di voto truccato, c'è un'indagine antimafia. Sentiamo. Voto di scambio alle elezioni amministrative di Lignano del 2012. Una indagine della Procura distrettuale antimafia coinvolgerebbe anche l'attuale consigliere comunale di San Michele al Taniamento, Giorgio Vizzonna. La rivelazione della clamorosa indagine, tuttora in corso, è arrivata direttamente dal procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, Franco Roberti, e dalla presidente della commissione, Rosy Bindi, che hanno la relazione del 2016. L'allora comandante della Polizia Municipale, si legge nel documento, avrebbe favorito l'accelerazione delle pratiche per la residenza di 400 persone. Fra il 2011 e il 2012, in prossimità del voto comunale, si sarebbe verificata un'organizzata migrazione dalla Campania a Lignano, con nuclei che avrebbero ottenuto la residenza in pochi mesi. A permettere tutto questo, sempre secondo la DNA, l'accelerazione delle pratiche. E per questo, tra l'altro, è stato indagato l'allora comandante della polizia locale. All'epoca, alla guida del corpo lignanese, era appunto Giorgio Vizzon, biglionese DOC, oggi consigliere di opposizione a San Michele a Tagliamento e già sindaco del paese fino a settembre del 2010. Fra il 2011 e il 2012, e comunque in prossimità delle elezioni, spiega Vizzon, interpellato, il comandante della polizia locale di Lignano ero io. Sapevo di una visita dell'antimafia a Lignano, perché nel 2013 erano stati sentiti degli agenti. Io però non fui convocato. Trattandosi di un'indagine ancora in corso, l'autorità potrebbe non avermi consegnato l'avviso di garanzia. Preciso, ha poi aggiunto in una nota Vizzon, che le verifiche anagrafiche sul passaggio da un comune all'altro non vengono svolte dal comandante, ma dagli agenti. Essendo comunque il comandante responsabile della struttura, risponde in via generale degli atti amministrativi. Ad oggi non ho ricevuto alcun avviso di garanzia e così, a quanto mi risulta, coloro che svolsero degli accertamenti. Faccio presente che un comando di polizia locale come quello di Lignano gestisce centinaia e centinaia di verifiche anagrafiche all'anno. Il mio operato è sempre stato trasparente e le indagini sono una tutela anche per il sottoscritto. Restyling generale per la viabilità interna all'ospedale di Jesolo. Da giorni sono in svolgimento i lavori che hanno previsto la fresatura e la scarifica superficiale di tutti i percorsi d'asfalto, dove le radici dei pini marittimi hanno provocato nel tempo il dissesto a causa della presenza di vistosi dossi. Successivamente è stata quindi rifatta l'asfaltatura di tutto l'ingresso principale del collegamento stradale al pronto soccorso e del collegamento interno con la camera mortuaria. Sempre riguardo alla camera mortuaria, ieri pomeriggio è stato rinnovato anche il piazzale antistante mediante la distesa di ghiaia compattata. La prossima settimana verrà effettuata la nuova segnaletica orizzontale e posizionata una staccionata in legno per delimitare e proteggere le aree verdi. Il miglioramento della viabilità, seppure interna, è un nuovo importante tassello di ammodernamento di questa struttura, spiega il direttore generale dell'ASL numero 4. Adesso andiamo nel Veneto orientale, ai nostri microfoni il vicepresidente della regione Forcolini, il quale ci parla di uno studio per il brand turistico di Veneto e Friuli Venezia Giulia. Sentiamo. Presidente, proprio sul fronte del colore politico e del fare squadra, lei si è ritrovato con il collega del Friuli Venezia Giulia, Bolzonello, vi eravate incontrati proprio a Bibione, parlando proprio del litorale, e vi siete dati appuntamento poi a Venezia. Che cosa state facendo assieme? Stiamo facendo una seria progettazione assieme al collega Caner, che è qua anche oggi in questa giornata, per dirci cosa? Per dirci a settembre, finita la stagione, abbiamo già dato mandato di preparare uno studio che ci dica esattamente quali sono i pesi, ma soprattutto le possibilità di programmare all'interno di due regioni per vendere quel famoso brand dell'Alto Adriatico, che non deve toccare, come si diceva prima, solo i nostri 10 comuni, ma di arrivare fino a Trieste. Perché questa sarà il vero successo dell'iniziativa. Abbiamo avuto ampie rassicurazioni dalla Regione Friuli su questo tema, quindi ci siamo. A settembre avremo lo studio confezionato che ci darà anche dei dati e dei numeri importanti e poi inizieremo quindi a mettere in campo anche le iniziative programmatorie, appunto, che vadano solo a questo punto, non solo dai 10 comuni del Veneto, ma anche a quelli del Friuli. Credo che, insomma, ci siano buoni presupposti, perché una volta tanto la politica metta da parte magari anche un po' le casacche e guardi l'obiettivo. A proposito di dialogo con il Friuli Venezia
Provincia Giulia, state lavorando anche sul fronte della viabilità e quindi del casello anche di Bibione, una NewCo che dovrebbe appunto nascere tra Veneto, Friuli Venezia Giulia e l'ANAS, anche se pare che il Ministero non sia così deciso nel concedere all'ANAS appunto questa opportunità. Sì, ci sono diverse questioni che anche dal punto di vista burocratico stanno tenendo banco. Noi abbiamo nella NewCo già messo a bilancio regionale i primi 5 milioni per mettere un chip, per dire vogliamo esserci. Con il Friuli Venezia Giulia c'è questo tipo di intesa. Dobbiamo tenere anche in considerazione che il Friuli andrà al voto il prossimo anno, quindi ci saranno dinamiche magari interne alla loro regione che potranno avere sviluppi diversi. Attendiamo, perché questo non è sicuramente non è affar nostro, ma è affar nostro quello invece di creare assieme una infrastruttura che possa considerare e soprattutto possa ottenere i benefici del far arrivare in tempi rapidi appunto i turisti nelle nostre spiagge. Non è ammissibile che magari si parta dalla Germania e si arriva dalla Baviera in 4 ore a Bibione e poi ci si metta 3 ore per arrivare dentro in spiaggia. Non possiamo più concedere questi spazi e quindi dobbiamo lavorare insieme. Mi pare che insomma i presupposti siano positivi, quindi dal casello di Alvisopoli a tutti i temi della terza corsia e quindi le questioni legate ad autovie sono sicuramente d'attualità. Noi ci siamo, vogliamo esserci, abbiamo fatto una bella serata anche in quel di Portogruaro per lanciare questo messaggio assieme agli operatori, assieme agli attori principali. Adesso attendiamo a settembre appunto questa progettazione e cominciamo a mettere i primi passi su un progetto che sarà sicuramente importante e ambizioso per tutto il territorio, non solo veneziano e veneto, ma anche per quello friulano. La Regione Veneto ha deciso di cambiare sistema, il governatore Luca Zaia l'ha annunciato ieri al Ministro della Sanità Beatrice Lorenzin nel corso dell'incontro convocato nella capitale con i presidenti delle regioni per fare il punto su vari temi, dai vaccini ai costi standard. E si è parlato anche dei medici di base. Una sanità che funzioni, ha detto Zaia, deve investire nelle cure primarie e nei medici di medicina generale. È fondamentale riconoscere il loro ruolo essenziale nella filiera della sanità, ma i medici di base non possono essere irreperibili nei weekend o limitarsi a svolgere in ambulatorio soltanto un certo numero di ore la settimana. La copertura della medicina territoriale in Veneto e come in Italia dovrebbe essere capillare e costante. Per questo abbiamo intenzione di introdurre la figura del medico di medicina generale totalmente pubblico, creando quindi un sistema misto pubblico-privato. L'idea è assumere una decina di medici di base, uno per ogni ASL, e tentare di rivoluzionare il sistema a partire dalla disponibilità del medico anche nel fine settimana. Adesso andiamo a Bibione, nuovo look per il faro, ora si punta a cintare la città di piste ciclabili. Vediamo il servizio. Signor Sindaco, lei ha dato a Bibione e all'entroterra di San Michele Tagliamento, lei e la sua giunta, una svolta importante negli ultimi anni. Lei è sindaco ormai nel secondo mandato, ha saputo lanciare un sasso e portare avanti poi un percorso, quello appunto del turismo green, quello di un turismo sostenibile, valorizzando alcune cose che forse nel passato non c'erano. Diversi attori si sono poi uniti a un progetto appunto della sua giunta e del sindaco appunto Codognotto, vuoi turismo legato alla sanità piuttosto che ad altre forme appunto del turismo green. Come vede Bibione prima del suo mandato e come è l'entroterra stesso e come lo vede adesso? Se prendo i vari aspetti che lei accennava, io per una parte finito un progetto che avevano in testa anche le altre amministrazioni e devo dire che la coerenza di tutte le amministrazioni del tempo si è dimostrata. Penso ad esempio alla pista ciclabile lungomare, una delle cose forse più belle oggi di Bibione per quanto riguarda i rilievi pubblici, cioè delle opere pubbliche realizzate. Fra pochi giorni inaugureremo anche il faro e poi partiranno gli approdi verso Lignano e verso, o meglio i passi barca verso Lignano e verso Caule. Quindi lì ho completato in 3 tronconi diversi, in tre momenti diversi, quello che era stato l'intuizione avuta forse più di 20 anni fa, 25 anni fa. Qui lei era tra l'altro già in amministrazione come vice sindaco. Sì, esatto, prima assessore con il sindaco Mauruto, poi vice sindaco con il sindaco Bonancini. E lì diciamo si è completata una fase. Il sogno è adesso cintare Bibione dentro una rete di piste ciclabili. Ci manca poco,
è stato dato l'incarico agli uffici per completare via Baseleghe e riprendere poi dalla litoranea veneta fino al porto di Baseleghe tutta la viabilità e farla nuova. Nuova e che dia il segno di una città accogliente, come dicevo prima, con queste caratteristiche. Abbiamo una laguna straordinaria entrando in città, insomma, poi una pineta altrettanto bellissima, dico io, insomma, vanno valorizzate ponendo accanto alla nuova viabilità una pista ciclabile che sia degna di essere di accogliere, proprio di avere questo impatto favorevole già entrando in città. Ed è stata varata la nuova giunta Pramaggiore con Bertuzzo vice sindaco e Stellin Barbiero e Mattiuzzo assessori. Vediamo il servizio. Immediatamente prima della seduta consigliare di insediamento, il neo sindaco Fausto Pivetta di Pramaggiore ha sciolto le riserve e ha vargato il decreto di costituzione della nuova giunta di Pramaggiore. Come da previsione, vice sindaco è stato nominato Marco Bertuzzo, che è stato il capolista di Pramaggiore oltre il 2000 ed era già stato membro della precedente giunta di Leopoldo Demo. Bertuzzo, 37 anni, era stato in lizza con lo stesso Pivetta per la candidatura a sindaco. Oltre alla carica di vice, Bertuzzo ha ricevuto le deleghe a urbanistica, patrimonio, sport, tempo libero, commercio, attività produttive, manifestazioni ed eventi. Manuela Barbiero, 36 anni, è assessore alla istruzione, cultura, promozione del territorio, politiche giovanili e pari opportunità. Renato Mattiuzzo, 62enne, presidente dell'Avis, si occuperà di ambiente, territorio, protezione civile. E infine Alessia Stellin, 29 anni, leghista, seguirà la sicurezza, l'immigrazione, il bilancio e il personale. La Stellin, che ha preso 66 preferenze, sponsorizzata da Barbisan, è stata preferita all'altro consigliere leghista eletto, Marco Ovan, che aveva ottenuto 82 preferenze ed era sostenuto da Leandro Schileo. Capogruppo consigliare di maggioranza sarà Marco Greggio. Notte bianca venerdì 30 a San Donà, Confcommercio ha ufficializzato gli spettacoli ed in generale le iniziative che caratterizzeranno l'appuntamento della prossima settimana, quando il centro cittadino rimarrà aperto fino a tardi e le attività saranno chiamate ad un allestimento delle vetrine che richiamerà al bianco. Sarà una notte bianca per tutte le famiglie, bambini, anziani, una notte contenitore che ospiterà esibizioni, musica, performance, esposizioni e degustazioni. A far da cornice le vetrine dei negozi, veri protagonisti della serata con le loro proposte. Sarà una grande festa per tutta la città, garantisce con entusiasmo il delegato comunale Luigino Fontanello. Tra gli obiettivi che l'associazione si propone, commenta il presidente del Confcommercio San Donà Jesolo, Angelo Faloppa, con questo tipo di iniziativa sono quelli di valorizzare il commercio locale e i pubblici esercizi, creare quindi una occasione di aggregazione sociale, di opportunità promozionali, di scambio e divertimento, promuovere le sinergie fra agenzie culturali, formative ed istituzionali. E adesso andiamo a Porto Buffolè, parliamo di Gaia Jazz, un evento con la musica. Ascoltiamo l'intervista di Luca Curtarelli ad Anna Maria Russolen, assessora alla cultura. Ci troviamo a Porto Buffolè, con noi c'è Anna Maria Russolen, assessore alla cultura. Allora, Gaia Jazz Festival, che cos'è? L'evento Gaia Jazz è un evento musicale che è giunto ormai alla sua quinta edizione. Questa è la terza edizione che viene fatta qui a Porto Buffolè e prevede quattro serate, esattamente tutti e quattro i sabati del mese di giugno. Questo evento organizzato dall'associazione culturale DotMob e sostenuto dal comune di Porto Buffolè. La nostra amministrazione comunale è ben lieta di sostenere questo progetto perché dà una forte attenzione anche alla musica sicuramente, ma anche a quelle che sono le imprese del territorio che hanno comunque contribuito al sostegno economico di questo bellissimo evento musicale. E perché anche le imprese del territorio? Perché comunque si vuole in qualche modo dare valore e far capire quanto queste siano importanti per noi, tant'è una dimostrazione anche oggi con la mostra Focus Ritratti d'Impresa, dove appunto si è data la possibilità ai giovani di entrare in queste aziende, di fotografarle e quindi di portare una testimonianza importante. E Gaia Jazz quindi vede dei talenti musicali molto importanti. Abbiamo conosciuto la scorsa settimana Kaučić, un gruppo di ragazzi sloveni. Questa sera
ci saranno le band emergenti e sabato prossimo abbiamo anche un nome importante nel mondo della musica jazz che è Ray Mantilla. Da ultimo, ecco una cosa importante, che Gaia Jazz è anche un contenitore perché oltre la musica c'è la possibilità durante la serata di degustare sia cibi che vini, quindi c'è un'attenzione a quelle che sono le nostre attività produttive locali. E niente, auguro a voi tutti di venire a Porto Buffolè e spero di trovarvi qui in queste sere, in queste bellissime serate di giugno. Paolo Scarpa, già consigliere comunale a Portogruaro, dopo 24 anni torna alla guida del Rotary Club di Portogruaro. L'ufficializzazione sarà martedì 27 con il cambio del martello al ristorante da Gentil. E adesso vediamo un po' gli appuntamenti di fine settimana. Vi segnaliamo un concerto che inizierà alle ore 20.45 di sabato 24 giugno a San Giorgio al Tagliamento. Il concerto Operette che passione è stato organizzato dalla Corale San Giorgio al Tagliamento e l'evento si svolgerà presso la sala polifunzionale appunto a San Giorgio al Tagliamento. E ora un nuovo scatto dal territorio a cura di fotoreporter Vinicio Scortegagna. Termina qui l'informazione, gentili telespettatori, per quanto riguarda il telegiornale del Veneto Orientale. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento alla prossima edizione del notiziario.